c'è un forziere. E qua c'è un altro di questi qua. Se lo incendio invece. Ah, eh. Pazzo. Tiro. Se lo illumino. Non ti acceca? No, non ti acceca. Ok, dai. Scegliamo un'altra missione. Quella principale adesso. Andiamo. Ok, segreto. Per accedere dobbiamo parlare col tizio, no? Mi pare. Ok. E ci dà disillusione. Cioè, smaschera le illusioni. Non so. Non mi fa guardare la mappa. Qui ci sono altre secondarie qua. Vediamo un attimo. Questa. Raggio benefico. Altri aspetti. Dobbiamo andare lì sotto. Vediamone uno. Poi. Non c'è l'orario. Carino qua. Le 3 sì, è ancora troppo impraticabile. Certo, farebbe una grandissima differenza. Di là che non è certo un ray tracing che uno ottiene facendo ore di calcolo per un fotogramma, ovviamente, però qui sta rallentando, ahiaiai, non mi piace. Sebastian, eccoti qui. Speravo proprio di vederti. Ero i tre manici di scopa dopo l'attacco dei troll e ho visto cosa è successo con Rookwood e Harlow. Non capita spesso che uno studente attiri l'attenzione di Victor Rookwood. Cosa voleva da te? Dobbiamo dirglielo. Rookwood collabora con Ranrock, che vuole una cosa che ho trovato alla Gringot. Ranrock? E tu quando hai visitato la Gringot? Io e il professor Fig ci siamo finiti dopo l'attacco del drago. Una storia pazzesca. Fig aveva questa passaporta. La passaporta? Per la Gringot? Non credo di capire. Fidati, neanche io. Ed ero lì. Comunque siamo finiti in una vecchia camera blindata dove c'era una mappa. E quella mappa porta al reparto proibito. Non dirai sul serio? Assolutamente sì. Il professor Fig mi ha ordinato di non parlarne ad anima viva. Probabilmente ho già detto troppo. Capisco. Direi. Custodirò il tuo segreto, qualunque esso sia. Grazie, Sebastian. Hai detto che sei abbastanza in gamba da non farti scoprire nel reparto proibito. E lo ripeto, raggiungimi davanti alla biblioteca stanotte e non dirlo a nessuno. Ci fidiamo di un serpeverde. Quanto dovrei preoccuparmi della bibliotecaria? Madama Scribner non tollera attività clandestine tra i suoi preziosi tomi, quindi devi cercare assolutamente di evitarla. Io e lei abbiamo avuto i nostri screzzi, ma riesco a tenerle testa. A te potrebbe non andare altrettanto bene. Che succede se ci scoprono a frugare nel reparto proibito? Saremo messi in punizione, ma ho un paio di consigli che potrebbero tornarti utili. Per prima cosa, evita Pixie il poltergeist. Se c'è una cosa che gli piace, a parte andarsene in giro a far danni, è fare la spia su quelli come noi. Grazie, Sebastian. Ci vediamo dopo. È già sera. Non va bene. Ok, è già qua. Mi sembra Spider-Man, mi sembra. Anche Spider-Man aveva questa cosa qua. Partiva la missione e cambiava automaticamente l'orario. È la porta che dobbiamo raggiungere. E quei fastidiosi dei prefetti non aspettano altro che denunciarci alla Scribner. Quindi non farti vedere da loro, intesi? Sarò un'ombra. Andiamo. Aspetta un momento. C'è una magia che dovresti imparare.
L'incantesimo di disillusione. È utile per andare nei posti che ti sono proibiti. Lancialo e improvvisamente sembrerai una semplice illusione ottica, purché te ne resti a distanza e in silenzio. Vuoi dire che potrò veramente diventare invisibile? Qualcosa del genere. Non è infallibile come un mantello, ma quelli sono costosi, mentre gli incantesimi, beh, quelli sono gratis. Prova. Tu la usi per far che cosa? Per andare dove non devi. Allora. Oi. L'abbiamo fatta. Allora, usa disillusione per evitare il rilevamento nelle aree proibite. Ok, però bisogna quindi farglielo sul... Ah, ce ne sono due. Ovviamente bisogna cambiare. Com'è che si faceva? No, qua. Aspetta. Digitale destro, sì. Vabbè, cambiamolo. Facciamo piano. In realtà me lo fa fare. Ok, non è su di lui. Sulle nemiche, diciamo così. Gli avversari vicini percepiranno e indagheranno se notano un comportamento sospetto. Essere sorpresi da una figura d'autorità carica il fallimento della missione. Se posso vederti io, anche i prefetti ci riusciranno. Mi hai visto da qua. Dove è sparito? Cos'è? Se... dura all'infinito, quindi? Sarebbe scomodo, se no. Non abbiamo, non possiamo lanciare i sassi come in Horizon. Ma tecnicamente sono girati. Ma lui... ok. Via, via, via. Cos'è che è passato fuori? Perché è passato fuori? Non l'ho visto. Accidenti, la bibliotecaria è ancora qui. Presto, dietro la libreria. Maledizione. Avevi detto che la bibliotecaria non ci sarebbe stata a quest'ora. Ho detto che di solito non c'è, ma non preoccuparti. Vedi la sua scrivania dietro di me? La chiave è nel cassetto di quella scrivania. Senti cosa faremo. Io creerò un diversivo per farla allontanare. Tu recupera la chiave. Ci vediamo davanti al reparto proibito. È una domanda scema, però. Aspetta, perché ci serve la chiave? Non c'è una magia adatta. Alo Mora, intendi? È così che entravo sempre, prima. Ma la bibliotecaria deve averlo capito e ha lanciato un incantesimo anti-Alo Mora sulla serratura. Ora l'unico modo è prendere la chiave. Ma non preoccuparti. Ho detto che ti avrei fatto entrare e lo farò. Fidati, mantengo sempre la mia parola. C'è qualcuno? Pix? Sei tu? Ha girato di qua proprio. Vediamo questo un attimo. Professor Black, posso suggerirle di proibire l'uso della magia nella biblioteca? Non solo qualcuno si è intrufolato nel reparto proibito, ma Cressidra Bloom crede che l'intera biblioteca sia la sua arena personale in cui fare pratica con i nuovi incantesimi. Sono birbanterie alquanto molesta, in confronto quelle di Pix sono quasi innocue. Ci siamo spostati in tempo. Mi dava quasi l'impressione che non
che se non si mettesse in pausa il gioco. Non è stato poi così difficile, dopo tutto. Ora devo trovare quel libro. Se non era un lucchetto vero e proprio, dipendeva appunto dalla chiave. Oh, quello è incantato. Ti appare più utile di quel che è. Mi ha già fregato due volte. Mai fidarsi delle apparenze, dico io. Io non ho visto bene cosa che c'era passato. Mi sembrava una colore oro. Non era quel Pix magari che dice. Però non ci ha riconosciuto perché eravamo invisibili. Vorrei riguardare la registrazione perché non. Qua dipingere ogni tanto, no? No, no, è un tessuto. Una carta da parati, diciamo. Usa l'incantesimo senza farti scoprire per attirare figure d'autorità. Ah, ok. L'abilità di mira permette di lanciare incantesimi mirando con precisione. Ok. Andiamo. Fantasma, non farti vedere. Può prendere questo? Non dovresti essere qui. No, non sono qui. Vedo che hai dubbio. Vieni su. Che musica paurosa. Anche iper silenziosi. Sì, anche tu. Quella. Sì, colpisco. No, qua. Via libera, possiamo camminare normalmente. Allora, cos'è che stai cercando? Sto cercando una cura per mia sorella gemella, Anne. Così potrà tornare a Hogwarts. Visto che gli altri sembrano averci rinunciato. Perché pensi di trovare la cura nel reparto proibito? La direttrice dell'infermeria di Hogwarts non ha niente per aiutare Anne. No, abbiamo interpellato chiunque, dall'infermiera Blaney al San Mungo. Ma posso condurre le ricerche da solo. Non preoccuparti di me ora. Pensiamo a quello che stai cercando tu. Che di preciso è? Lo saprò quando lo vedrò. Revelio! Si dice essere criptici. Libri incantati. È bene evitare questi tomi il più possibile, non tanto per la loro tendenza a saltar via dalle mani, ma per il contenuto frammentario e delirante, privo di qualsiasi valore educativo. Va bene. Dici? Allora qua, questa specie di sirena un po'... Queste qui sono tutte e due un po' inquietanti. Ancora questi forzieri qua. E si mi nascondono. Non è che lo cogliamo in sorpresa, no? Oh, sto provando, ma... Revelio! Ecco qua un'altra di quelle... Che c'è mano qua. Quello di... della casa Adams. Lumos! Lumos! Mi copi? Oh! Ok, qua c'è un'altra di queste statue.
C'è qualche simbolo nascosto dietro, no? Quindi per ora abbiamo visto i forzieri, quelli con l'occhio. Ho fatto la luce. Provare a farmi seguire. Aspetta, aspetta, aspetta qua. Segreti dell'arte più oscura. Mi sorprendi. Ah, è questo. Non ti muove, eh? Guarda, ma non si muove. Non mi fa correre qua. Questa è la velocità massima. Ok, qua possiamo andare un attimino. Pieno di ste mappamondi da girare, ma non voglio girarle. Qua c'è qualche ragnatela, guarda, guarda. C'è da... Ah, oh, reparo. Guarda, guarda chi c'è. Sebastian Salo e compagnia che ficcano il naso dove non dovrebbero. Ai ai ai, ora siete nei guai. Pix, non usare... Ah, maledetto Pix. Devo fermarlo. O quantomeno andare dalla bibliotecaria con una buona scusa. Ok, ci separiamo, insomma. Posso fidarmi di te? Come faccio a sapere che non andrai dalla bibliotecaria e darai tutta la colpa a me? Allora. Perché mai lo farei? Adoro avere amici in debito con me. Ora va e buona fortuna con la tua ricerca. Dov'è andato quel maledetto poltergeist? Conosco proprio l'incantesimo giusto per riparare quest'armatura. Però bisogna sostituire. Beh, forse proviamo. Togliamo questo. Riparo. A fidarsi. A passare qui sotto. Scomparti perché gli equipaggiamenti sono pieni. Sono pieni, cioè abbiamo un limite a portare le cose. Lumos. Non ho un altro portale. Revelio! Lo sapevo. Tracce di magia antica. Deve esserci altro da scoprire. Quello che dice? Ai negozianti bisogna per forza venderli. Non abbiamo un nostro inventario, un forziere in cui metterli. Lumos. Bel simbolino lì. E guarderemo poi. Ecco fatto. Poi più tanto, eh? Anche qua siamo arrivati qua, che non possiamo prendere su me nulla. Tra l'altro non ci fa vedere che cos'è. Devo che distruggo. Livello attacco 19. Equipaggiamento 20 di 20. Perché ci fa vedere già come se ci fossero questo 17 difesa, però questo ci aiutava in teoria.
Facciamo così, proviamo a distruggere questo. Perché vale di meno. Ok, non si può aprire adesso. Non si può aprire adesso. Andiamo indietro un attimo. Si può tornare indietro? Sono tipo bolle. Ok. L'ha raccolto in automatico perché ho distrutto la cosa, forse. Non ci ho fatto. Boh. Magari sono distratto io. Riparo? Riparo! Non credo. Accio! Ah, devo risvegliare quella runa laggiù. Come? È che ci dobbiamo affrontare qualcuno? Ma che sorpresa! Delle guardie pronte a combattere. A noi Gandalf se non ci fa un baffo. Ah, mi attacchi da là in fuori. Proteggo! Cos'è? Che è caduto lì? Come una magia antica mandando a segno gli attacchi e subendo danni. È comodo almeno 10 colpi, generano potenziamenti di magia antica. Ok, quello che... Ah sì, là. Ok, qua in basso dove c'è scritto combo per 14. Cogliendoli riempirei notevolmente l'indicatore a magia antica e recuperare una piccola quantità di salute. Ci ha fatto anche male, tra l'altro. Quindi, allora, sì. Quando almeno un segmento del tuo indicatore magia antica è pieno, puoi scatenare dei devastanti attacchi. Una magia antica che infligge danni notevoli e spezza incantesimi scudo. Sì, anche quando abbiamo lanciato le cose nel duello. Premi ok quei tasti quando vedi l'avviso. Siamo dentro, ci sono delle rocce, insomma, qua una specie di grotta. Proteggo, stupefatto. Ecco, c'è una cosa che volevo dire, che mi sembra confermata, stupefatto, che è un problema anche nei duelli. È il fatto che non c'è quella che nei giochi di combattimento sarebbe la cancel move, cioè la mossa che cancella quello che stai facendo in quel momento. Stavo notando appunto che col duello, poi ho tagliato, stavo notando che col duello bisogna stare attenti a non essere a lasciare un po' di tempo praticamente tra un colpo e l'altro, perché sennò non riesci a proteggerti. Che appunto se lui sta facendo l'animazione del colpo, della bacchetta di attacco, tu premi Y ma non te lo dà. Questa è la mia sensazione. Non riesci a scudarti perché sta ancora facendo l'animazione dell'attacco. E qua mi è sembrato anche qua così.
stavo attaccando ossessivamente uno ed è successo questo. Qua come funziona? Accio! Levioso! Forziere o no? Parentesi, c'è la mappa qua? Non credo. Proprio il segreto dell'anticamera. Sto sopra, si muove? No. Boh, si aprirà. Boh, si aprirà qua. Non fa. Ah, ok, ok. Però. So se fidarmi, facciamo una cosa così. Facciamo un salvataggio. Lui in teoria mi dice che non può perché siamo pieni. Però lo fa. A differenza di quell'altro là che poi. Magari non me ne sono accorto io, ho raccolto lo stesso qualcosa. Vabbè, allora sì, beh, buttiamo via di nuovo qualcosa. Distruggiamo qualcosa. 60, 60. Valgono anche dei soldini, non è che. Perché questo risulta bloccato a livello 10? Sì, richiede il livello 10, presumo. Ok, questo possiamo distruggerlo. Però. Oh, non è che mi piace questa cosa qua. E tra l'altro introducono un discorso di microgestione che francamente preferirei non vedere mai. Tanto non è comunque realistico portarsi in giro 1000 capi di roba, né più né meno, quindi tanto vale non, cioè, non avercelo. Vabbè, distruggiamolo. Vediamo cosa ci dà qua. Gli protettivi blu. Il sole è blu. E è meglio di quello che abbiamo, quanto sembra. No, vabbè, facciamo, no? Equipaggiamento. Pare che non avevamo più indosso nulla in questo 17. Questo 18. Sono questi blu. Bah. Noi non siamo blu, però mi fido. Eh sì, equipaggiamento 20 di 20. Spero che si possa almeno aumentare la capacità dell'inventario, mettiamola così. Perché anche l'inventario poi allora avrà un limite anche questo, no? Può essere. A quanto pare può essere esattamente questo. A meno che poi non si aggiunga e si scorre, però non lo so. Allora andiamo avanti qua, vediamo se c'è qualcosa per la testa. Se risulta sì, sempre bloccato. Difesa 5, mettiamo questo intanto. Quindi siamo a difesa 23, attacco 30. Qua c'è un'altra miniatura, l'abbiamo trovata un po'. Questa è carina. Ok, 16. Finché riusciamo me li porto dietro. Cappuccio. Ok, però. Va bene. Ok. Però spero di non dover incontrare un boss. Ma non è che ci serve prima o poi l'incantesimo, quello che ferma le cose. Il tempo. Comunque adesso vediamo cosa facciamo.
Ma sì. Vai. Credo si prosegua di qua. Ma per andare dove? Che ne so. Nessun nemico qua. Là c'è qualcosa però. C'è una nicchia. Però se mi avvicino qua. Niente. Vabbè, usiamo qua. E ci sono anche degli elementi platform allora. Chi si fida? È impossibile saltare là. È troppo basso. Oh. Qua? Dov'è sta storia? Ah. Cosa faccio? Mi butto? Cioè dovrei saltare. Non so, mi sembra un suicidio. Beh, è impossibile, però. Ah no, aspetta se. Ah ok, vabbè. È qua? Casca su qualcosa. Ok, a saperlo prima vendevo, che tiro di no equipaggiamento, no vabbè, non inventari volevo dire. Questo vale niente, va bene, meglio. Mi sa che dobbiamo distruggere altra roba. Uffa, io non voglio. Strano. Uniforme scolastica a quadri casual. Però è peggio di quello che abbiamo. Quando, quando sei sopra non scende. No! Ah, puzza questa cosa qua. Puzza tanto.